Gli esponenti del centrodestra non possono visitare il Ferrotel, la struttura di Bari occupata attualmente da 40 immigrati somali che hanno ottenuto l'asilo politico in Italia. Gli extracomunitari hanno respinto stamattina la visita del consigliere comunale del PDL Filippo Melchiorre, che era accompagnato dal presidente della Commissione Cultura del Comune di Bari, Luigi Fuiano. Secondo i rappresentanti della comunità somala e della rete antirazzista, la solidarietà offerta dai rappresentanti del centrodestra è frutto di calcoli politici. Quando tu fai le leggi e fai dei respingimenti nel mare, nelle acque, butti le persone e le crei il sistema di lavoro, contratto di soggiorno, quindi li schiavizzi da questo punto di vista e vieni a dare in stesso tempo solidarietà agli immigrati, è sembrata una presa in giro e quindi un'offesa anche verso noi immigrati e lì è valso il principio proprio. L'ingresso nel Ferrotel è stato impedito anche all'esponente del PD, Luigi Fuiano. Io avevo inteso esprimere solidarietà proprio per le stesse ragioni per cui io oggi non riesco a visionare la struttura del Ferrotel per cercare di capire meglio. Cioè, da un lato ci si chiede come amministrazione locale di intervenire e risolvere il problema. Quando il singolo consigliere viene per cercare di capire insieme che cosa si può fare, Non si fa entrare perché è iscritto al Partito Democratico o l'altro consigliere è iscritto al Popolo delle Libertà, questo francamente mi sembra strano.